Buonasera. Tutto a posto? Tutto a posto. Stasera fanno due stacco qua. Eccolo. È da un po' che non facciamo pane duro. Parlavo con gli amici che stasera la tavola, il banco piange. E più piange più è bello. Perché ci viene più voglia di creare. Allora, facciamo il primo impasto, facciamo il primo passaggio, così la mettiamo a riposare un poco. Farina, mettiamo prima le parti secche, farina, lievito secco, sale, io così, Giovanni, e zucchero. Ecco qua. E mischiamo le parti. Arrivano i primi saluti, Liliana Iannelli, Marco Savelli. Ciao Liliana, buonasera Marco. Com'è la situazione? Tutto a posto? Io vi chiedo sempre perché il motto questo deve essere. Aggiungiamo olio e acqua. Paola Cocchiararo. Buonasera Paola. C'è Emilia Balzano. Emilia, buonasera. Qua giochiamo in casa con Emilia. La andiamo a mischiare. Alessandro Fierro ci saluta da Ercolano. Nunzia Sorrentino. Alessandro, buonasera. Buonasera Nunzia. E andiamo ad impastare. No, ma tu sei sicuro che dell'acqua? Perché a me sembrava un poco poco. No, a me sembrava poco l'olio più che altro. Vabbè. A me mi sembra un poco poco il liquido, caro Giovanni. Diamo sapore, sennò come fai a fare? Ho dovuto aggiungere, vabbè. Poi vi diamo la ricetta perfetta, perché secondo me Giovanni qualche passaggino l'ha saltato. Ecco qua, ce lo andiamo a stendere. Vabbè, voi se avete l'impastatrice potete farlo pure con l'impastatrice, però col palmo della mano, vedete, tirate, lo stendete e ritirate sopra. E lo fate lavorare fin quando non diventa bello liscio. Ecco qua. Nicola Malafronte da Udine ci saluta. Dai un po' di farina, ciò per piacere. Buonasera Nicola. Eccolo. Ma com'è bella. Vedete com'è bella liscia? Ok. Mettiamo un velo di farina. Dammela un'altra volta la zuppa. Lo copriamo. Mettiamo questo qua e lo lasciamo a riposare. Intanto Giuseppe del Sorbo ci saluta. Buonasera, Vittorio Giuseppe. Starace. Nicola. Giuseppe, Nicola e Vittorio. Poi c'è anche Ornella Giannace. Buonasera Vittoria, ciao Ornella. Ok, allora. Pane duro e rucola. Rianielli e Eschitani. Prodotto eccezionale, leggermente amaro, vi dico che veramente è tanta roba. Lo mettiamo giù, che poi è il periodo di questi broccoli, di tutte le varietà di broccoli, per questo mi piace farvi vedere qualcosina in più. Mettiamo allora acqua che bolle. Mettiamo un pizzico di sale. Arrivano i saluti da parte di Nicola Gimelli. Caro Nicola, buonasera. Ok, che sei andato. Invece qua facciamo un altro lavoretto. Prendiamo la padella, un tegame, facciamo un poco d'aglio e proprio un micro pizzico di peperoncino. Giuseppina Spagnuolo ci saluta da Sorrento. Ridiamo tutto. Buonasera Giuseppina.
Ah, sorella, siamo proprio vicini vicini. E Alessandra Michele da Roma. Ciao Alessandra, mi raccomando, approfittiamo perché questo è il periodo migliore per i broccoli, che è una verdura che amo particolarmente. Queste si fanno famiglie cose, se Luca. Ma facciamo una cosa. Li trovo, li metto tutti quanti giù, perché se abbiamo tempo facciamo qualche piatto in più. Matteo... Allora abbiamo messo un poco di aglio, olio e peperoncino. Matteo ci saluta dalla piovosa Orvieto. Ciao Matteo. E vabbè, vedi che pure qua non è che ci risparmi il tempo. Una volta che è iniziato a rosolarsi, aggiungiamo acqua. Mi raccomando, quando fate questo passaggio, spostatevi con la pentola dalla fiamma, perché è pericoloso che ci vuole il ritorno di fiamma. Non mi fuoco. La rimettiamo sul fuoco. Forse mi ecco qua. E all'acqua che abbiamo aromatizzata, questo già con quest'acqua già si potrebbe fare alcuni piatti molto interessanti. Rosanna Scione chiede se questi broccoli sono le lingue e cana. Sì, si chiama lingue e cana, foglia oliva, eschitano, ci sono, vabbè, i ruoclamano, tengono in ogni, vabbè, poi sapete la nostra fantastica Italia e ogni 10 metri cagni nome, cagni ricette, figurate, ci sarebbe da dire da fare, non libero, sono coppie di broccoli. Allora, aggiungiamo qua i broccoli di rapa. In quest'acqua aromatizzata e li mettiamo lì. Anna Bellotti ci saluta. Ciao Anna, buonasera. Ecco, secondo me c'è una fraia di giocatore di pesce. Allora, prendiamo gli altri due, la facciamo bella carica e tanti tre. Li tagliamo così a pezzettini, perché questa qua dopo, questa minestra dopo potrebbe essere anche frullata, però se li mettiamo a pezzi così facciamo prima. Ok. Antonietta Costagliola dice: ieri siamo state a Montechiaro ma non siamo riusciti a trovarvi. Wow. Beh, non ci contattava Antonietta, veniva a prendere un bel caffè. Ma tu non devi arrivare. Ma non uso arrivare a Pico. A Pico poi ci chiami. Allora, pane duro. Mi raccomando, voi sapete che ne pensi del pane duro. Questo è l'oro della casa. Pane duro. Gabriella Giannini ci saluta da Viterbo e Mario De Santis. Ciao Gabriella, buonasera Mario. Ecco qua. Le scorze ce le teniamo da parte. Qua abbiamo acqua fredda, lo potete mettere anche nel latte. Io in verità preferisco l'acqua. Quando spugno qualsiasi cosa, per fare qualsiasi cosa, tipo polpetto, io preferisco l'acqua. Sara Blandamura ci saluta, un bacio da lei e Fiammetta. Buonasera Sara, un abbraccio a Fiammetta. Giovanni, dammi un botto. Parliamo in tedesco con Giovanni, se tu ci capi. Perché... Se gli dice sì, dammi un po' di vicinatore tutti va a diventare complicato. Se gli dico un po' di giocare tutto il registro. Ecco qua. Allora. Eccolo. Tiziana Carbone ci saluta e Emilia Antonacci. Ciao Tiziana, buonasera Emilia. Allora, già il mini pepper ce l'abbiamo, sì? Ok.
broccoli stanno andando per bene. Allora, per averli belli verdi, fatta a regola d'arte, vanno alzati e messi in una zuppiera con acqua fredda o acqua e ghiaccio. Vi ricordate questa cosa? Però noi adesso li alziamo così perché ve li vorrei preparare e cucinare tutti. Ma per fissare il colore bello verde della clorofilla, acqua fredda, poi li strizzate e ne fate gli utilizzi che volete. Ok. Ok, Gianni, questa la metti da parte, ma non lo butti dal coltello. Di dopo ci dovrebbe ancora sempre. Allora, questo sta andando. Prendiamone una parte. Strizzami bene sta coltura. Xaba Barabas ci saluta dalla Norvegia. Ciao Xaba Barabas, Norvegia. A te che fritte. Con che temperatura siete e che ore? Per curiosità. Ci sono Peppe Balestrino, Nunziante. Caro Peppe, buonasera. Ciao Nunziante. Eccolo, li tritiamo un poco, una botta proprio di coltello, giusto una fettina d'aglio, pizzico di peperoncino e andiamo a fare. Mettiamo un filo d'olio, lo facciamo profumare. Quindi bimbe, ci sta già? Ok, quindi bimbe. Marco Coppola ci saluta. Buonasera Marco. Ecco. Lascia, questo ci serve. E qua abbiamo la nostra zuppa brodo di friarielli. Invece qua la ISR appena prende. Eccolo qua. Appena riprende il bollore, abbassiamo la fiamma perché deve bollire piano, 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 piano. E a piccoli, mi raccomando. Ti raccomando, Giova, mettimi i broccoli tritati qua dentro. Franco e Maria ci salutano. Buonasera. C'è Carlo De Rosa che dice buonasera a tutti, anche Don Salvatore. Oggi Boris Johnson e Peppe Guida allo stesso orario. Ciao Carlo, sì, Boris Johnson. E che Don Salvatore, buonasera. Ben svegliato. Allora, nella zuppa di broccoli sto mettendo giù qualche pugnetto di farina di gran turco precotta. Ecco qua. Ok. Ecco qua, scusateci, ma è da ieri che stiamo avendo un po' di problemi con la connessione. Va bene, tutto a posto. Allora, ricordate il passaggio che abbiamo fatto? La minestra di aglio, olio, peperoncino, acqua. E abbiamo messo giù i broccoli. Una volta che sono cotti li abbiamo frullati e abbiamo aggiunto la nostra farina di gran turco precotto, per questo, e ne mettiamo poco. Seguite le indicazioni della scatola per i liquidi e la quantità. Manca di sale. Buonissimo, questo per pizzeria è proprio una cosa esagerata per la bontà. Quando ci vuole ancora,
tanto mi sono risale. Andiamo. Paco Coscia ci saluta, che è il fratello di Anna Coscia. Ciao Paco Coscia. Buonasera. Tanti saluti alla tua sorellina. Allora, pane duro. I broccoli che abbiamo lessato. Che dici? No, no. Che abbiamo lessato e saltato in padella. Un po' di pecorino, se volete metterlo, se volete farla vegana, lo potete farmi pure il pecorino. Un poco di pepe ce lo metto sempre, ci sta a fin romun. L'uovo, eccolo qua. Giorgio Summer ci saluta dai Ibiza. Ciao Giorgio, buonasera. E andiamo a mischiare. E chiedono di Flori. Flori, tutto a posto. Non vi preoccupate. Flori sta in piena forma e sta facendo cose molto più importanti che poi vi faremo vedere una volta che avrà concluso i lavori. Voi sapete che Flori è bravissima anche con altro, non solo in cucina ma anche con la legna. Cioè, da me può diventare divertita. Gaetano Ferraraccio ci saluta. Buonasera Gaetano. Allora, il primo piatto, ecco. Questo qua è buonissimo. Una sorta di polenta di rucola mare. Benedetto Gamuzza, sei la mia ispirazione. Saluti da Stoccarda. Ciao Benedetto. Ti ringrazio. E questo con quattro rucole e 100 grammi di semola potete di farina di gran turco, avete fatto una grandissima cena per due. Guardate che colore bellissimo, eh? Eccola qua. Ok, andiamo avanti. Allora, questo è qua, aggiungiamo quel, non c'è una ricetta giusta. Dipende dal pane, da come è stato strizzato, dalla quantità, per questo vi regolate voi. Pane duro, un poco di formaggio, i broccoli che avete tirato con maglioli e peperoncino una volta stufati e vi regolate anche della quantità, dell'umidità che volete del composto. Dorotea Calderisi saluta tutti, la nonna, papà, me, lo staff e tutti quanti. Buonasera Dorotea. Carlo Morelli ci saluta. Buonasera Carlo. Allora, potete metterci qualsiasi formaggio avete a disposizione. Qua un pezzo di provolone del Monaco affumicato di Gennaro. Elen ci saluta da Marsiglia. Ciao Elen, da Marsiglia? Sì. Aspettano e ripartiamo. Ma non ti preoccupare, no, la tecnologia. Ecco qua, aggiungiamo pure un po' di... E mi andate a preparare un bel... Raffimollo ci saluta. Buonasera Raffaele. Giovanni. Allora, una volta fatto il composto, vedete bello qui deve essere asciutto come piace a voi. E come mi... dammi un vassoletto, già che ci mettiamo come misuratore, per fare più o meno le stesse dimensioni. Potete usare lo spallinatore per i gelati oppure un cucchiaio. Foglie di carta da forno, dico lo cucchiaio, faccio e mi vado a fare delle polpettine. Ecco qua. Giuseppe Nunziata ci saluta da Ottaviano. Buonasera Giuseppe. C'è Ludo R. Caro Ludo.
e Columbu Giacomo che ci saluta dal Kazakistan. Ciao Giacomo. Qua dietro. Kazakistan. Buonasera e grazie per essere qui con me. Eccole qua. E sto preparando delle fantastiche polpette di broccoli. Maria Nadauria, ciao zio Peppe, mi sono portata il tuo libro perché devo imparare a cucinare, so solo bere e mangiare. E guarda la bressa a cucinare, se non ti spusti. La prima cosa, la parmigiana, ti devi imparare. La devozione la fa bene, però. La devozione devo sempre vedere io. Non sei affidabile, Rosario. Allora. Eccole qua. Mario Giovane. Benedetti ti saluta. Mettimi un uovo, Giova, per favore. Ciao Mario. E Raffaele D'Agostino ci saluta da San Michele di Serino, Avellino. Ciao Raffaele, buonasera. Eccole qua. Vedete che sto messo? Una bomba. Sono buonissime. Velocissime. Di stagione, ah, vai Giovanni, vai che devo tengo da fare un sacco di cosine, altrimenti qua stasera. Allora, un pizzico di sale, un uovo battuto, un pizzico di sale, un bello sbattuto di uovo. Vieni Giovanni, vieni, li andiamo a passare nell'uovo e nel pane grattugiato. Caro Don Salvatore, avete fatto il pisolino delle quattro o questa è quella delle tre ancora? Vincenzo da Fuorigrotta ci saluta, Vincenzo Ruggero. Ciao Vincenzo, buonasera, vai vai Giovanni, vieni. Buonasera Vincenzo. Eccole qua. E le andiamo a impagliare. Ciro Langella dice: chef, dovresti essere stampato sulle banconote. Casino, ehi. E c'è Natale Forino che dice: io mi sono sposato grazie alla pasta e piselli. Grazie Natale, niente meno. E cosa hai fatto? L'hai conquistata con l'assoluto di piselli? Grande piatto, eh? Paola Pederzini Giacometti ci saluta da Vancouver. Buonasera Paola. Ecco qua, dobbiamo accelerare un po' perché sono tutti passaggi che ci vuole tempo. Ecco. Lucia Colella dice: queste polpettine le mangerei come i popcorn. Lucia, sono eccezionali. Allora che faccio? Sono troppo buono. Allora, l'aglio. Voi vedete l'aglio che faccio? Un aglio lo taglio, lo faccio. Anche l'aglio va recuperato, non va recuperato, va usato con la giusta parsimonia. Per questo lo spicchio d'aglio, vedete quanto sto facendo. Ok, Gio, metti l'olio. Elisabetta Prestigiacomo ci saluta da Parma, ma lei è siciliana. Buonasera Elisabetta. Ah, e poi Lucilla Capobianco dice: come posso sostituire i vostri broccoli che qui in Spagna non ne trovo? Vabbè, ma non ci saranno non ci sarà il friariello, ma qualche altra varietà dei broccoli ci sta sicuramente. Allora, olio, stanza, cassa, mentre tutto sale, cioè sempre un mattinello. Matteo Iacunzio dice che con queste polpettine devi esclamare come minimo a paroportier. E mo che fringo, Matteo, mamma mia, ti fa eccola qua, la nostra pasta. Marina Porcedda ci saluta dalla Sardegna. Ciao Marina, la tagliamo a metà. Ciao Lori, mi raccomando, deve essere caldo, ma non... E vedi Gio come sei tu? Andiamo. Cerchiamo di renderla tonda. Poi vi regolate.
Che è successo? L'aglio, ok, l'aglio che profuma, aggiungiamo un po' di passata di pomodoro. Ecco qua, metti proprio bassissimo, Giovanni. Ok, tutto a posto. Isidoro e Valeria ci salutano da Padova. Buonasera Isidoro, ciao Valeria. Vedete quanto è bello sta pasta, però dopo devo controllare perché Giovanni sicuro si è sbagliata a pesare, perché ho dovuto aggiungere dei liquidi, sì. Per questo non Gianni! So. Vabbè, ma voi, questo può essere motivo di apprendimento, perché può succedere a tutti sbagliarsi nella pesata, e per questo ho aggiunto un po' da qua a occhio e vi regolate più o meno dell'elasticità. La tiriamo bella sottile, la potete fare anche più doppia, però a me mi piace questa qua. Pigliamo una bella padella piatta, questo fu anni fa regalo di compleanno di Don Salvatore. Perché quando fa la pizza di spaghetti dissi io la faccio con la piella buona, oppure non mi cimento mai. E addirittura mi portavo pure la piella. Francesco Napolitano ci saluta. Ciao Francesco, buonasera. Giovanni Caserta. Caro Giovanni, buonasera. Prosciutto cotto. E treccia. Peppe Balestrino dice: ho chiesto un'ora d'aria per seguire la diretta e bergamaschi mi hanno risposto: ma chi è Peppe Guida? E io ho risposto: azzo, non sapete chi è? E che campata ha fatto? È stato guardato. Caro Peppe. Diomede Massimiliano ci saluta. Caro Diomede, allora ho preso la padella e l'ho messa qua perché mi devo regolare per le dimensioni, perché Lori con me, Giovanni, la mettiamo a riscaldare perché facciamo una fantastica focaccia in padella, così quando me la voglio fare focaccia, cioè questa roba c'è, quando mi viene voglia di fare la focaccia. Cioè Don Salvatore dice tutto a posto, per ora mi sta venendo fame. E quando vai a sentire fame, Don Salvatore? Ecco qua, Giovanni con i potenti mezzi tecnologici mi ha buttato la scelta di lumaccia. Ecco qua, mettiamo un poco di c'è un altro. Maria Romano ci saluta. Ciao Maria, buonasera. Fai attenzione allora, Giovanni, per favore. Eccolo qua. Vedete? Ok. Questo bella spolverata di parmigiano. Carlo, una giù e palla friggere piano piano, fammi vedere già con me. Carlo Olivari dice friarielle e friarielle, tutto il resto è broccolo. Esattamente, caro. Allora spostiamo questo qua perché ho bisogno. Mario Arcone ci saluta. Allora l'altra metà la andiamo bella ad arrotondare un poco. Eccolo qua. E ci tiriamo l'altra mezza sfoglia. Io me la giro, vedete, cerco di mettere, se metto troppa farina me la giro, così recuperiamo la farina che sta sotto e buttiamo meno farina, mi raccomando. Già, dammi un po' d'acqua in una ciotolina. Ah, Lucilla dice che lì in Spagna si trovano broccoli, cavolfiore, bietole e spinaci. Broccolo, cavolfiore, bietola, spinaci. Sia bietola che spinaci lo puoi fare. Non è il broccolo.
che sia chiaro, ma con pietro e spinaci puoi farlo. Bagniamo un po' con le... Oh, mi non c'hai sacco, anche ho per sempre, Giova. Johnny ride sotto la mascherina. Ecco qua. Subito hai fatto, mi hai portato la nascita. Vincenzo Ruggero chiede se si possono usare a tipo gnocchi le polpettine. Qua. È una figata. Andiamo a chiuderla. Per bene. E poi andiamo a pizzicare. C'è Paola Giacometti che dice: in Canada i friarielli in casa mia non mancano mai. E ecco. Dove li prendi, Paola? Ok. Ecco. Eccola qua. Allora, che facciamo? Noi la giriamo così e la mettiamo nella padella. Vai Johnny, sei salvo. E inizi Giova, tu puoi iniziare con la ricerca. Allora, sono di te e schizziniamo tutta la mascherina, ci vuoi prego mai dalla mia. Ecco qua, dici la verità, ti ho sorpreso. Padella bella calda, leggermente unta, poi abbassiamo la fiamma quasi inesistente e lo mettiamo a fare cuoci cuoci, piano piano. Dalla lontana Belvedere, Emanuela Ferro. Ciao Emanuela, buonasera. E poi c'è Grace Martino che saluta e dice: come vanno le cose in Italia? Tutto a posto, dobbiamo dire per forza tutto a posto, Grace, perché non è che possiamo dire meglio, di più. Allora, Giovanni, dove stanno le polpette? Eccola qua. Questa qua è la polpetta. Guardate che cos'è. Questo potremmo dirci veramente a fare portiere, perché... Questo è un babà. Non è pubblico. Olga ci saluta da Belarus. Dopo togli. Allora. Olga da Belarus. Belarus, ciao Olga. E Nicolas Baldini da Berlino. Ciao Nicolas. Ancora Graziella Susca. Buonasera Graziella. Stavo aperto il troppo a bocca. Se non la infarinate, guarda, non ci ho pensato, perché se non la imparinate, non la imparate, è perfetta per fare uno gnocco di pane al rucco, perché è eccezionale. Ma devo controllare il tempo. Però fai attenzione alle polpette del fondo, Aggiungiamo un pizzico di sale. Giriamo la padella, che ore sono? Sono meno 20. Meno 20. Ci mancano 20 minuti. Sì. E abbiamo fatto pochi piatti, ma perché con la pasta e cose gli diamo un po' di tempo. Allora, un po' di peperoncino, sempre il solito aglio. Mettiamo qua. Senti Gio, come sta? Alza. Ok, alza. Ok, vai. Togli la pelle dell'olio, per favore. Ok, accendi sotto piano piano. E intanto facciamo andare la nostra focaccia. Piano, salutiamo. Piano. Maria Rosa. Giovanni, piano piano, abbassa. Salutiamo Maria Rosa da Viareggio. Ciao, con Maria Rosa. Raimondo e Teresa, dice che oggi è il compleanno, non ho capito di chi, però è il compleanno di uno dei tre. Buonasera Raimondo e Teresa. Le polpette le mettiamo nel sughetto a stufare. Guardate che cos'è, che solo essa è una poesia. Anna Marino per la prima volta riesce a seguirci proprio in diretta, di solito ci segue in differita.
Ciao Anna Marina, buonasera e benvenuta. Allora, il classico, questo qua è mafo, anche se broccolo all'insalata, un poco di aglio, olio, guardate che cos'è, un pizzico di sale, cioè mi servirebbe il limone. Pasquale Castaldo ci saluta da Modena e poi c'è Tetti. Buonasera Pasquale, ciao Carolina nostra. Pasquale e Maria Somma ci salutano da Montefaito. Buonasera Pasquale e Maria, ciao Montefaito, montagne che tengo nel cuore, il nostro fantastico gigante. Allora, broccoletti tintati, vediamo sempre piano piano, vedete piano piano viene su qua. E guarda che cosa? A piare il limone. Giovanni! È andato a cogliere il limone. Giovanni è andato a cogliere il limone. Ecco. Sasà di Luca ci saluta e dice anche le sue clienti al salone ci seguono in diretta. Ciao Sasà! Grazie per il tuo fantastico regalo. Le sta facendo diventare tue fan. Grazie, eccole qua le nostre polpettine di broccoli, guardate quante sono belle. Ecco qua, lui ci ha dato un po' di risultato. Pensavate che Giovanni se ne è riuscito. Mi sarebbe piaciuto acchiapparli in fragranza. Ah, Vincenzo Ruggero non ha sentito se le polpette si possono utilizzare come degli gnocchi. Senza passare nell'uovo nel pane grattugiato, fai degli gnocchi eccezionali. Allora qua abbiamo tostato un poco di aglio, olio e peperoncino, due boccoli tostati, lessati. Cioè prepari un vuoto per girare questa focaccia, vai. E partiamo pure con un assaggio di riso. Eccolo. Intanto le polpettine si stanno sudando. Ci saluta Fabio Caragnulo. Ciao Fabio, buonasera. Allora i broccoli per l'insalata. Ne mettiamo prima un poco di succo e poi un poco di scorza, non vi preoccupate che io utilizzo le mani, ma sono ben lavate, ma tante cose in cucina se la fai in mano altrimenti non tengono lo stesso sapore. Ecco. Mario Benedetti non vede l'ora di venirci a trovare con una sorpresa gradita per te. Ciao Mario, sarà un grande piacere. Un pizzico di peperoncino, eccolo qua. Venite qua, venite, fammi vedere. Eccolo qua. Con moglie. Guardate qua. Dammi la bottiglia di d'olio. Guardate quanto è bello. È importantissimo che vi gestite la fiamma. La deve accarezzare la padella, altrimenti la bruciate. Guardate qua, pare cotta al forno. E voilà. Ehi, la focaccia in forno, Giovanni, che facile. Guarda lì, bravo. Allora, invece... prendiamo le nostre polpette. Guardate che sono queste polpette, sono eccezionali. Polpette di pane e broccoli.
togliete il pecorino e le fate vegane, è su troppo buono. Grande piatto vegetariano, mettiamo un poco e voilà, un poco di formaggio sopra. Roberto Arnaboldi dice: saluti da Stoccolma, al vostro buon gusto condito di buon umore è un vero dono in questi tempi. Ciao Roberto, e andiamo, ci sta bene, giusto le cimette piccolissime, tenerissime, stesso di broccoletti, eccolo qua, un filo d'olio e voilà. C'è zia Fiorinda che chiede i saluti per il padre che sta seguendo la diretta. Chi? Il padre di zia Fiorinda sta seguendo. Ciao zia Fiorinda, buonasera. Ciao, la padre sta... che è successo? Allora, buonasera, come si chiama il papà di zia Fiorinda? Se non sbaglio, Ciro. Ciro, no? Come si chiama papà zia Fiorinda, che lo salutiamo come si deve? Biondo. Biondo. Oh, biondo. O parente mio, Obio, buonasera, ti aspetto sempre per il caffè. Non fa passare, no, ecco qua. Allora, carne, voi vedete che ne utilizzo poco, perché non è che mi fa impazzire. Mancano 12 minuti. 12 minuti, sì. Possiamo fare... Intanto dalla Slovacchia ci saluta Helen, Marco e la dolcissima Heidi. Ciao Helen, Marco, un bacione Heidi. Allora, con 12 minuti, ciao, non mi riesco se potremmo fare. Possiamo fare un matrimonio. Johnny, allora. Vitolo dal Bronx ci saluta. Ciao Johnny. Allora, quali abbiamo tagliato a straccetti? La carne, la fettina di carne, e qua invece la andiamo a salare. Ok, andiamo qua. Allora, un po' di sale. E un po' di mozzarella. Paola Cocchiararo dice: domani sarà il compleanno mio e del mio terzo figlio Alessandro. Dato che non possiamo festeggiare da voi, ci prenotiamo per l'onomastico a giugno. Cara Paola, ti aspettiamo con grande piacere. E auguri per domani. Vedete quanto è bello. Padella antiaderente. Intanto fate ruotare la padella, mi raccomando, non ve la dimenticate, fate ruotare la padella, piano piano si deve cuocere, non si deve bruciare e deve fondere. Ecco qua, con due stuzzicadenti andiamo a fissare il nostro involtino. La farina è così. Antonia Russo e Gennaro Del Gaudio ci salutano. Buonasera Antonia. Ciao Gennaro, andiamo a spolverare leggermente di farina e la mettiamo a rosolare. E voilà. Allora, dammi due filettini di alici con rosetta. Quando manca? 10 minuti. 10 minuti, ecco un po' di bacca, cioè. La dobbiamo far rosolare piano piano. Sta, che dici? Se una bomba. E se fai buco in te. Questo sai quando ne farete di questo? Allora. Alici sotto sale. Filo d'olio e ne facciamo una poltiglia. Schiacciare bene, per piacere, mi si sta dietro.
la facciamo bella sigillare. Alfonso Arpino chiede se l'impasto della pizza è una brisée. No, no, era un impasto di una focaccia. Alfonso, poi metteremo la ricetta. Fate attenzione con il riso quando la aggiungete, perché... perché Giovanni non è sicuro se è stato precisissimo. Matteo intanto ci chiede il logo del ristorante perché deve farci preparare una cosa tipica di Orvieto. Va benissimo Matteo, sì, ti invio tutto. E poi c'è Gia Fiorina che dice si chiama Giovanni, qua Ciro. Giovanni il biondo. Giovanni il biondo. Soprattutto quando sto cucinando e parlando. Gli abbiamo cambiato nome. Ovvio me ne fatto un'altra lei. Allora, un po' di pregilante. Allora, qua le alici, che Giovanni sta schiacciando. Samu tedesco, comunque vorrei fare un applauso a Giovanni che sopporta lo chef. Chiedo, Samu. Una volta che è bella sigillata, un goccio di vino bianco, Giovanni. Una volta che è bella sigillata, quando manca? Quanto manca? 7 minuti. 7? Sì. Qua, 7 minuti, ce la facciamo e non ce la facciamo. Andiamo a sfumare con un po' di vino bianco, perché volevo fare un momento un piatto straordinario. C'è Silvio De Rosa, chef, buonasera, senza toglierti nulla, io aspetto Rossella per il cappuccino. Hai ragione, Silvio. Silvio, verrò prestissimo. Qualche mattina me la porto con me. Ok, allora. Però mi devi, allora dobbiamo fare, non posso fare lo spaghetto perché non ce la facciamo, mi devi dare lo spaghettino. Sì, ma con la tua piatta, perché mi servono 3 minuti di tempo e non teniamo di più. Raffaele Vitale ci saluta da Lisbona. Buonasera Raffaele. Allora, facciamo proprio l'ultimo spring. Una cosa troppo bella, guardate, aglio. Olio. Voi vi ricordate sempre lo stesso aglio. Non c'è bisogno che ce ne mettete un quintale, ce ne vuole pochissimo, altrimenti facciamo la pasta all'aglio, che a me piace tanto, mi date così. Eccolo qua, broccoli, sempre quelli che abbiamo restato. È tutto broccoli. Li mettiamo nell'aglio olio. Nel frattempo, noi teniamo questo. Allora, guardate che sia una bomba. Aglio. Aglio, olio. Broccoli e un po' di questa, della nostra Giulia di Tarle. E la facciamo... Spalla proprio forte. 5 minuti. Già va, se in modo io ho fatto un banchetto, vai. Sfumiamo con acqua. Mi sembrerà strano, ma mettiamo acqua. E nell'acqua ce mettiamo lo spaghettino. Mi raccomando, questo è un gioco che si fa solo con lo spaghettino. Non facete uguali. Lo spaghetto facetelo uguale. La focaccia sta andando. Vieni, vieni. Allora, mozzarella. Un filo d'olio crudo. Poi teniamo 3 minuti per vediate tutto questo. Un filo d'olio. Sì, dammi questo, sì.
mantechiamo per bene, aggiungiamo, spegni sotto la padella della carne. La pizza pure, Giova, è rimasta. Sì, sì, pure la focaccia, spegni tutto. Eccolo qua. E il risotto con friariello e più di latte. E la bomba atomica che sta qua, e pesto di alici e limone. Facciamo pure qualche piatto gastronomico, un poco più spinto, sempre richiamando la grande tradizione napoletana. Dolci momenti, dice, stasera per cena avevo preparato i friarielli, dopo questa diretta quasi mi vergogno a farli in padella. Perché, scusa, eccoli qua. Giovanni Sorrentino arriva solo ora perché era dal dentista. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Ci sta. Il nostro involtino lo andiamo. Qua sono tutti gli altri, ci ho mettito 3 minuti per fare, mi raccomando. Guardate così. Una. Eccolo qua. Mettiamo un po' di sughetto sopra. Questo andrebbe declassato, ma quando manca? Quando mi inizia? 3 minuti. Mi inizia a ringraziare sempre per la vostra stima. Commuoglio, Rosy. Aspetta. Il commuoglio? Voce del verbo commogliare. Eccolo qua, guardate che spettacolo. Allora, Maronna mia, piano. Mi spavento. Dammi un po' di tempo. Allora, guarda. Veniamo il tempo per ci fare la costruzione. Eccolo qua. Spaghettino e gli straccetti. E chi sta qua? Terra. Non si sente con il... Ah sì. Ah. Ecco. Ah. Giù a casa mi sta giocando un cinto. Pezzo pezzo. Eccola qua. Vuole cadere? Mettiamolo in un piatto. Pensavo. Ecco. Eccola qua. La focaccia in padella pronta in niente. Allora io vi dicevo che vi ringrazio per la vostra stima, per le condivisioni che fate e che continuate a fare. Grazie. Guardate qua. Potete farla anche più sottile se avete voglia, se avete tempo, come volete. Più doppia. Blom, blom, blom. Quando ci abbiamo messo? Niente. C'ho più tempo che la chiaro di ce la rocca. Allora, Giovanni. Un altro pizzico di. Ok. Un filo d'olio. Allora, mi raccomando, facciamo... Cristiano Cocchini dice una diretta da salvare e registrare per l'umanità. Ciao Cristiano. Facciamo i bravi che il vaccino piano piano ci tirerà fuori da questa situazione e potremo organizzare tutto quello che ci pare. Io intanto vi ringrazio di nuovo. Guardate che adesso spaghetti. Ma che dici? Diciamo, mettimi l'uovo che vai a morire, mettimici, niente. Insieme l'uovo. Guardate qua. Erano 5 minuti, ricordate? Quando li abbiamo messi su. Per questo, questa è la chiara dimostrazione che con 5 minuti può dire Facebook on there. Guardate qua che cos'è. Un filo d'olio. Quando manca? Niente proprio. Grazie, siamo oltre. Buona serata, buon weekend, buon tutto e ci vediamo venerdì prossimo. Un grande abbraccio a mia sorella Carolina.